I posti belli interessanti sono solo quelli lontani, sperduti in qualche parco nazionale, o anche quelli vicino a casa possono considerarsi interessanti? Dobbiamo sempre aspettare un weekend libero con il sole per poterci rilassare nella natura? Vado a camminare anche durante la settimana, ma tra lavoro, casa e impegni vari non posso fare percorsi molto lunghi o lontani, così intraprendo sentieri più brevi. Con la scusa che sono quelli a portata di mano, non mi porto quasi mai la macchina fotografica, eppure anche loro avrebbero qualcosa da mostrare. Nella zona in cui vivo ci sono molti sentieri poco conosciuti, quelli che sulle mappe delle grandi marche non sono nemmeno segnati, perché a volte girano intorno al paese o al massimo arrivano a una croce e una chiesetta in cima alla collina. Eppure devo ringraziare proprio queste località, perché mi hanno fatto intraprendere questa mia carriera da camminatore seriale. Che sia il sentiero in fondo alla via dove lavoro, o quello che conduce alla chiesetta del paese dove sono nato, il sentiero che facevo quando portavo a spasso il cane, o quello che facevamo da ragazzini per giocare, poco importa. In questo filmato non ci sono vette imponenti, valli sperdute, non sono zone di qualche parco nazionale, anzi, sono tutti posti raggiungibili con 20 minuti di camminata. Senza aver bisogno di abbigliamento tecnico, niente zaino, niente ricambio, niente cibo o acqua, solo delle scarpe comode. Ovviamente, certi posti, per la difficoltà o la lontananza, ci regalano emozioni sicuramente più forti, inutile negarlo. Ma non per questo le piccole emozioni, se così possiamo definirle, ci possono aiutare. Anche perché le possiamo vivere quasi tutti i giorni.